Gabri, oggi ci dobbiamo nascondere, dobbiamo giocare a nascondino. Meno male, era da tanto che non ci giocavamo. Esatto, da un bel po'. E io adesso andrò in giro per il villaggio mentre tu ti nasconderai. Va bene. Ragazzi, oggi è entrato un nuovo ragazzo. Se volete venire anche voi in questo mondo, comunque potete benissimo entrare sul nostro server Discord. Il link lo trovate nella descrizione del nostro server Discord. E poi dopo noi vi aggiungiamo. Dovete chiaramente avere Minecraft Premium, Java Edition dal PC. Cari ragazzi e ragazze. Le solite regole. Esatto, le solite. Beh, perché sennò non possiamo aggiungervi più che altro. No, non infatti. Non è che lo decidiamo noi così perché ce l'abbiamo voglia. Cioè, però. Dovete comprare Minecraft per noi. No, ovviamente non dovete. Però niente, questo praticamente, se volete entrare potete entrare tranquillamente. È appunto entrato un nuovo ragazzo che però l'ho aggiunto in survival perché era nostro amico. Quindi vabbè, voi entrerete in spectator però, perché poi magari fra di voi ci può essere un pazzo che ci vuole griffare tutto, io non lo so. Esatto, è per questo che entrate in spectator, altrimenti chiaramente vi lascerei tranquillamente in survival se fossi sicuro. Però non posso essere sicuro. Quindi caro Gabri, dimmi un attimo. Io sono nascosto. Ok, perfetto, quindi posso iniziare, caro Gabri? Esatto. Ok, tu ti sei nascosto nel villaggio, giusto? Sì. Perfetto, perfetto, Gabri, questa è una buona cosa. Allora, visto che tu ti sei nascosto nel villaggio e io che controllo la registrazione, perché ho paura che magari possa succedere qualcosa di brutto, perché può darsi che magari si interrompa, chi lo sa, registrazione, guardate che è successo tante volte questa cosa. Tantissime volte. Ah, che brutta cosa, io non me lo voglio proprio immaginare. Esatto, proprio. È bruttissimo. Ovviamente, caro Gabri, tu non puoi nella maniera più assoluta usare i comandi. No, ma io non li uso i comandi. Ok, sarà meglio. E spero che tu non ti ripeta troppe volte esatto così a cavolo. Vero? Perché io... Non lo dico più. Ok. Almeno cerco di non dirlo. Ok, cerchi di non dirlo, perfetto. Allora, cerca bene. Io intanto sto controllando nella casa di Rosy, eh? Sei nella casa di Rosy tu? No. No, non sei nella casa di Rosy, quindi? No. Dai, ma che no è? Ma scusa, ma perché non sei mai nelle case dove dico io? Allora, aspetta un attimo. Chissà. Facciamo un attimo una cosa, perché sennò poi dopo il round dura troppo e non va bene. Sei in una casa tu? No. Scusa, perché non rispondi entro un scusa, giorno? Scusa, non volevo. Ma veramente? Ma scusa, ma cioè, non so, devi pensare alla fisica quantistica, devi fare 300.000 per 748 miliardi. No. Un calcolo matematico super lungo per caso? No. Che a te piacciono le cose super lunghe. Cosa? Allora, cosa? Sei in casa tua, vero? No. Dai, però non fare il finto tonto, sei in casa tua. Ho detto che non sono in una casa. Sì, però fai il falso no. No, ma non ci sono lì, veramente. Quindi se io ti dico che... Se io dico in un posto e tu mi dici... Cioè, tu mi dici la verità, no? Capito? Esatto. Ok, quindi qua c'era l'albero di... Vabbè, Gabri, la tua stanza del cavolo, che doveva essere una stanza, che però qua non possiamo, ovviamente qua su YouTube, ragazzi, non mettiamo nessuna cosa assolutamente che riguardi minimamente la festività, perché per carità... No! Scusa, no cosa? No, dai, scherzo. Gabri, io sto girando da mezz'ora qui a vuoto, vuoi darmi un indizio per caso? Sono vicino a dove dovresti costruire la casa... Invece non lo faccio perché non ho la più minima voglia. Allora, lo so. Vicino, quindi nella casa Esatto, vicino. Nella casa di Angelo e Chiara? Può essere. può essere, forse qui in giro. Ma che schifo, ma questa è la nonna Gelsomina. Cioè, cosa hanno in casa, scusa. Cioè, scusate, ma cosa... Angelo e Chiara, state vedendo sto video, siete fuori di testa, ma che... Cioè, avete la nonna in casa, la tenete soggiogata qua dentro. Non può uscire. Povera nonna, ma lasciatela andare. Ma non lo so io. Vabbè, io sono completamente impaurito da loro. Cioè, adesso io veramente non voglio più... Ma no, poveri. Non voglio più avere niente a che fare con loro, sono fuori di testa. Ma come? Ma cosa stanno costruendo qua? Sì, altre cose pazzesche che veramente io... la mia immaginazione non può nemmeno arrivare a quei punti lì dove stanno arrivando loro. Scherzo, ovviamente, loro sono stupidi e non sanno niente. Io invece sono... Ma no, poveri. Scherzo, vi voglio bene se state vedendo questo video. Forse. Vabbè. Sono nella stanza del Land, Gabri. No, ma io non sono lì dentro.
Che se va bene, la stanza del Lando, ok, l'avevo capito, anche perché non... Vabbè, non c'è neanche il posto per nasconderti. Esatto. Tipo sei là dentro e sei con la pozione di invisibilità per caso? No, no, non lo farei mai. Sarà meglio che tu non lo faccia mai. Guarda che tu sei tanto intelligente, io lo so. Sei furbo tu. Guardate che hai ragazzi, notato. Gabri non sembra, ma... Non è stupido, cioè fa capito? Cioè fa finta di parlare in modo strano, così io mi abituo, che poi così su Among Us lui parla in modo strano, quindi io non capisco, esatto, che lui parla in modo strano. Vero, perché esatto. Penso che lui parli in modo normale e quindi automaticamente lui si fa tutti questi ragionamenti, vero Gabri? No, che schifo, mi hai scoperto. Allora, non, prima di tutto stai parlando basso. Ma come? Senti, mi sono leggermente stufato, quindi tipi Gabriele... No, non vale. Vale come? Perché Dunis può fare tutto, quindi adesso esci immediatamente. Chi ti ha dato la possibilità di nasconderti qua dentro, Gabri? Ma perché non potevo? Ovviamente no, mannaggia a te, No, non ci voglio morire. Ecco, allora se non ho ci voglio 71 morire... livelli. Cosa? Sì. Vabbè, allora non ti uccido per pietà, guarda, per empatia, per la capacità di capirti, perché hai visto tutto il tempo. Guarda che se fai così No. Allora devo nascondermi io, quindi vai immediatamente via. Sì, vado. Vea schifoso. Vado. Secondo me sono fuori di testa sta ragazzi. Però vabbè, fate finta che niente. A volte anche Dunis può uscire fuori di testa. Dopotutto, quando deve studiare 100 pagine per il giorno successivo, può darsi che anche a lui succeda questa cosa. Ma tranquilli che ce la faremo prima o poi. Allora, ho trovato una cosa strana. Niente, non posso dire perché potrei darti un indizio se dico qualcosa, però sappiamo bene che Dunis non è stupido, non è, anzi è molto intelligente. Dunis infatti studia centinaia di pagine. Capisco. Vabbè, allora Gabri, io posso dirti che però mi dà noia il fatto che devo stare lì shiftato tutto il tempo, perché stato per mezz'ora. Esatto, quindi casomai, prima di tutto, chiaramente facciamo così, perché ovviamente tu non ti meriti minimamente questa cosa. No, ho capito cosa hai fatto. Cos'è che ho fatto? Ti sei disguisato. No, altrimenti lo vedresti. No, non si vede. Ah no? No. Ma mi sembra strano, vabbè, ok, comunque. Vabbè, allora non mi sto disguisando affatto. Questa cosa è chiara come l'acqua che vola giù dal lavandino. Cosa? Scusate, niente, sono fuori di testa. Sapete bene che Dunis è un po' fuori di testa a volte. Ma no, hai osato contraddirmi? No. Sarà non volevo meglio. Vabbè, può darsi che... Mannaggia me! Cosa sto facendo? Cosa sta succedendo? Non lo so cosa sta succedendo. Ti sto chiedendo per caso una cosa a te, per caso? No. Allora, io veramente non so come fare a fare una cosa delle... Scusami. Allora, ragazzi, sto facendo una cosa che è veramente molto importante, quindi non prendete in giro, per favore, grazie. Allora, praticamente, qua perché sto cercando ancora un posto dove intrufolarmi meglio. E praticamente non sto trovando questo posto, perché può darsi che succeda una cosa brutta se non lo trovo. Perché tu mi potresti trovare, giustamente. Esatto. Io ti devo trovare. Allora, prima di tutto sei pazzo, malato di mente. Cioè, dimmi se sei pazzo, malato di mente, perché chiaramente poi dopo... Esatto. Mannaggia me alle scurregge di Chiara. Cosa? Ma povera ciunta. Allora, la ciunta. Come l'hai chiamata? Ciunta. Puoi chiamarla ciuta per caso? No. Ti ho la possibilità di chiamarla ciuta? Dimmi un po', puzzacchione. Ti ho dato la possibilità di farlo? No, chiedo perdono. Ecco, allora non farlo mai più, perché ciuta non vuol dire niente. Lei si chiama Chiara o balena. Cosa? Ma povera. No, mi spiace Chiara, ti voglio bene, ti vogliamo tutti quanti bene. Esatto. Sei bellissima.
Assolutamente, questo ne sono sicuro. Anche la scrofa di Angelo è molto pizzacchiona, perché sapete bene che la Angela pesca. Lei è una pesca, comunque, perché praticamente, esatto. Sì, lei è una pesca. La pesca. Lei. La pesca è una femmina, no? Quindi nel senso, chiaramente, ragazzi. Comunque tu, Gabri, mi stai cercando, scusa. Ah, perché io posso iniziare a cercare? No, io non ho parole. Cioè, io ti ho detto. E mai non sapevo. Ma io veramente, ma Gabri, ma perché ho e poi questa... ti dicevo, quanto ci metti a nasconderti? Ma io ho finito mezz'ora fa di nascondermi. Cioè, fai te. Ma io veramente, Gabri, cioè io mi sembra di parlare con il muro a volte. No, scusi, chiedo perdono. Perché non stai attento quando io parlo? Perché scusami, non sei mai attento. Scusami. Adesso ti faccio sentire in colpa, perché per te così mi farai morire. Cosa? Mi scherzo, ragazzi. Ovviamente non fatelo voi a casa. Non fate sentire le persone così in colpa, perché sennò poi dopo siete puzzacchioni, non va bene. Allora, cosa sta succedendo? Dimmi un po' dove sei. Io sono dalla casa di Angelo e Chiara. Ok, e cosa? Là dentro c'è la nonna Gelsomina, per caso? Sì, eccola qui. L'ho appena vista. Cosa fa? È brava? È lì ferma. Perché secondo bisogna, me più che altro che bisogna curarla un po', perché ha preso danno. Povera nonna, ma come ha fatto a prendere danno? Ma sono degli assassini. Qualche scheletro. Speriamo che non siano Angelo e Chiara che l'abbiano tipo la picchia. Ma povera nonna. No, Angelo e Chiara, non fate queste cose qua. Forse è la nonna della pesca. Ma cosa? Ma è piena di mostri qua nella loro casa. C'è una strega. Ma non va bene questa cosa, ma perché c'è una strega? Non lo so io. Gabri, cosa l'ho messa io? Può darsi. È entrato una persona, è entrato in... No, per l'amor del cielo, digli di non scrivere, per carità digli di non scrivere. Ho rotto il mondo. Cosa è successo? Ragazzi, è stato... Allora, Gabri, fai finta di niente, me ne occupo io. Va bene. Faccio semplicemente, gli tolgo la chat così. Ah, sì. Tranquillamente. Comunque non sono nella casa, quindi puoi uscire tranquillamente. Ho notato che non sei lì dentro. Sì, Gabri, comunque qua mi sto annoiando, Ma come? Sì. Adesso vado nella casa di Antonix. Okay. Vediamo se sei lì dentro. Intanto intrattengo i tunisiani con un balletto tiktokiano. Cos'era? No, savage. Basta, perché sennò poi dopo mi cringio troppo. No, tunisiani, dovete sapere che io non so ballare. Infatti non so se si vede, ma non so ballare. Quindi se Dunis non sa ballare, può darsi che possa succedere una cosa strana, no? Come, ma ho esempio, preso danno da solo. Come hai preso danno da solo? Secondo te, sì, mi interessa, perché te l'ho chiesto? No, però lo sai che qui dentro succedono sempre cose strane. Sì. Esatto, mi sembra strano infatti che questa cosa possa succedere, Gabri. Guarda che potrebbe darsi che ci sia di nuovo il tizio di prima che ti governa il personaggio. No, Che poi è brutto comunque, perché se va a finire male, poi dopo tipo ti prendi l'influenza, non lo so. Cosa? Sì, speriamo, se mi controlla Minecraft io mi prendo l'influenza. Ma perché, esatto, prendo danno da solo? Ma c'è qualcuno? Non lo so. Ma infatti mi sembra strano, perché... Non è che può essere un qualcuno chiamato Dunis02. No, sai che qua dentro ci sono cose strane, quindi non ti permetto nemmeno di dire una cosa del genere, perché poi dopo Dunis si potrebbe innervosire. Io qua, ragazzi, ho visto una cosa su TS che non avrei voluto vedere, ma si è connessa una persona. Ho notato. Spregevole. Lo dico con fermezza. Per fare chiarezza, in totale sicurezza. No, ma non ti sto trovando, che schifo, Dennis. Va bene, comunque, visto che non mi stai trovando, io ti dico, vai a quel paese, ti pigli Gabriele Stunis. Eccoti qua. Lo sapevo, sei invisibile. No, non sono invisibile, sono semplicemente Dunis. Effect clear. Okay, no. Ciao, sto volando, però puoi colpirmi, perché tanto... Che schifo. No, ma cos'è, sono Dio per caso? No, vabbè. Sì. Guardatemi, ragazzi, sono Dio, non mi può colpire lui. Stupido. No, mi sono preso una freccia da solo. Ecco cosa fai quando cerchi di colpire Dio. Ovviamente. No. Ragazzi, no, evitiamo di dire ste robe, perché sennò poi dopo... sì. Adesso posso.
No, no, no. Faccio slash kill, faccio slash kill. No, 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 ho 71 livelli. Ecco, appunto, poi dopo Dio ti punisce. Quindi... No. Vabbè, basta, sennò poi dopo qua mi prende la megalomania, i deliri di onnipotenza. Esatto. Allora, quindi, ragazzi, fateci sapere se volete vedere altri di questi bellissimi episodi magici. Ma è già finito il video? Assolutamente sì, Gabri, abbiamo registrato. Ma è durato pochissimo. 15 minuti, fai te, abbiamo fatto due round, esatto. Se siete arrivati fino a questo punto del video, siete stati bravissimi, infatti me lo dovete scrivere, me lo dovete far sapere con... scrivendo, non lo so, penna, tipo penna, ok? Vedete, adesso io sto facendo entrare la penna nella penna. Che brutta cosa, no? Mi sono cosa? Brutto. E adesso ho fatto entrare la penna. Quindi adesso vedete che basta, che schifo, no? Che schifo. Sensi, basta, basta. Quindi ragazzi, niente, scriveteci questa cosa nei commenti perché siete stati bravissimi se siete arrivati fino a questo punto del video. Lasciate un sacco di emoji belli nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ma qua ci sono dei rumori comunque in casa mia. Scusate se li sentite, ciao.